taglio del nastro per il nuovo parco fluviale, con una giornata di festa che ha coinvolto bambini e ragazzi, famiglie e una ventina tra associazioni sportive, culturali e organizzazioni di volontariato attive sul territorio, è stata inaugurata l'area lungo fiume completamente riqualificata grazie alla partnership stretta tra l'amministrazione comunale e la società di credito al consumo Agos. La collaborazione tra pubblico e privato è una leva fondamentale per poter rigenerare degli spazi che sono stati per n motivi magari un po' tralasciati e ridonarli alla collettività, facendo leva anche sulla collaborazione col mondo delle associazioni, perché ci sono tantissime persone che donano il loro tempo libero per il bene comune e su queste associazioni noi puntiamo molto per non solo rigenerare questi spazi ma anche poi per farli vivere, che sarà la seconda grande sfida. Attorno alla terrazza Petroni, grazie all'intervento per un importo complessivo di circa 80.000 euro, sono già fruibili le rampe dello skate park e i nuovi arredi urbani. Sono state inoltre installate delle colonnine informative per gli appassionati di fitness all'aria aperta. È il primo passo di un più ampio percorso di riqualificazione che nelle idee dell'amministrazione comunale intende unire in un unico polo sportivo-ricreativo il parco fluviale, la zona dell'acquedotto e gli impianti delle tagliate. Io sono certa che questo luogo diventerà un vero e proprio punto di riferimento per i giovani, ma comunque sia non sarà l'unico, un luogo questo che sarà in grado di coniugare vari aspetti della vita di tutti noi. Mi viene da pensare dallo sport l'aggregazione, dalla valorizzazione del verde, alla tutela dell'ambiente, che comunque deve essere il faro che guida ogni nostra azione. I giovani hanno bisogno di spazi ed è chiaro che questo è un premio che noi dobbiamo a loro dopo il periodo brutto che tutti noi sappiamo che hanno passato.